Direi che possiamo iniziare. Buon pomeriggio a tutti, ragazzi. Mi fa un sacco piacere vedere che anche oggi siete presenti in tanti. Quello di oggi è il secondo appuntamento del PDI. Per chi non avesse partecipato al primo incontro di martedì scorso, il PDI sta per Programma di Accensione Imprenditoriale, è un percorso formativo organizzato dall'Università di Bologna in collaborazione con Almacube, l'incubatore d'Ateneo, e l'obiettivo principale è quello di fornire delle pillole in vari ambiti del mondo imprenditoriale ai futuri innovatori di domani. Quindi voi rappresentate sicuramente il target perfetto. È una serie di 8 incontri e oggi è il secondo e per questo abbiamo diciamo la super fortuna di avere oggi qui con noi Gianluca Dettori che ho il piacere di presentarvi. Ciao Gianluca, mi puoi sentire? Sì, mi senti, ciao. Yes, benissimo. Gianluca è un pioniere, possiamo dire, nell'ecosistema venture capital italiano, ma anche per tutto ciò che riguarda tecnologia, internet e innovazione. È presidente di Primo Miglio SGR, con la quale, che è una società di venture capital e con la quale tramite il fondo di Barcamp per Venture diciamo, ha investito in varie start-up del nostro ecosistema italiano, fra cui Cabbit, quindi è una vecchia conoscenza di Stefano Nofri, che è stato presente ospite del nostro primo incontro, e per questo diciamo che rappresenta anche il prosieguo perfetto per questo flow di appuntamenti. Nello scorso incontro Stefano ha parlato un po' dei financials e ha dato qualche dritta iniziale in ambito venture capital. Oggi con Gianluca parleremo della sua grande esperienza in questo ambito e avremo qualche consiglio utile che potrebbe essere appunto sfruttato dai più intraprendenti di voi per magari i vostri progetti futuri. Nel corso della sua lunga carriera, Gianluca è stato coinvolto in posizioni dirigenziali in Olivetti o in Laico, piuttosto che poi invece avviare la sua stessa impresa, quindi per chi non lo conoscesse, Vitaminic, anni 90, anni 2000, però potrebbe essere considerato, diciamo, lo Spotify degli anni 90, anni 2000, è stato CEO e l'ha portato in quotazione in borsa, grazie anche al finanziamento di El Serino Piol, che è considerato, diciamo, il padre in Italia del venture capital. E niente, al giorno d'oggi è appunto coinvolto in tanti progetti di advising e consulenza con Deepixel e investitore di primo rilievo con Primo Miglio SGR. Non vorrei dilungarmi troppo da questo punto di vista qui. Gianluca, prima di lasciarti la parola e chiederti un po' di presentarti tu stesso e parlare un po' della tua esperienza, giusto qualche info tecnica per chi non avesse partecipato allo scorso appuntamento. Per l'interazione, vedo che siete già tutti mutati, avete bloccato la telecamera, però potete utilizzare direttamente la chat qui di Google Meet, che verrà moderata di continuo e potete porre domande sia durante la presentazione che soprattutto al termine, quando avremo più un momento di Q&A. Con questo, Gianluca, ti lascio la parola, in bocca al lupo e buon inizio a tutti. Va bene, grazie. Ciao a tutti, ragazzi, grazie Giacomo. Allora, diciamo, beh, tu hai un po' presentato, mi hai già un po' presentato, per cui non mi dilungherei troppo. Forse quello che posso dire, diciamo, è che come probabilmente molti di voi succederà nella vita, ho cambiato pelle professionalmente tante volte. E quindi ho fatto un'esperienza manageriale in una prima fase, poi ho fatto un'esperienza imprenditoriale in una seconda fase, e in questa fase della vita sto facendo l'investitore. E quando ho fatto l'imprenditore, appunto, ho iniziato la mia startup, ho avuto l'occasione di incrociare il venture capital. Al tempo era, diciamo, in Italia, qualcosa di avanguardistico, diciamo. Appunto, Piol aveva lanciato il primo fondo di venture capital italiano.
che ha investito in società come Tiscali, Jux, Venere, Vitaminic e tantissime altre, e fummo uno dei primi investimenti di quel fondo. E oggi, diciamo, sono passati da quel momento circa 20 anni, e soprattutto negli ultimi 10-15 anni in Italia, appunto, iniziando questo percorso di investitore, si è creata per fortuna un'ampia e profonda cultura sul tema delle startup e del venture, e questo è un grande vantaggio e diciamo, agevola il mio lavoro e soprattutto vi apre la possibilità, diciamo, di seguire questa possibile strada per fare impresa, per fare gli imprenditori, per fare innovazione. Allora, il titolo di oggi è Come ragiona un investitore. Diciamo, facciamo magari un'altra piccola premessa. Per capire come ragiona un investitore, forse ho pensato potesse essere utile capire come funziona il lavoro di un investitore, cioè cosa faccio, come è fatto il mio lavoro effettivamente, come funziona un fondo, eccetera. Allora, innanzitutto, vabbè, noi operiamo un fondo in questo momento che si chiama Barcamper Ventures, è un fondo specializzato nel seed early stage, un fondo che investe 45 milioni di euro, che ha in dotazione 45 milioni di euro da investire su un portafoglio di, l'obiettivo nostro è circa 25-28 investimenti, siamo circa 23 adesso. Stiamo per attivare nelle prossime settimane, direi entro luglio, partiremo con un fondo nuovo, sempre dentro il cappello della società di gestione del risparmio, cioè di Primo Miglio. Questo sarà un fondo un po' più grande, con una raccolta di 80 milioni di euro, che investirà, mentre il Barcamper Ventures investe seed early stage nel campo digitale, quindi facciamo software, facciamo internet, marketplaces, facciamo e-commerce, services soprattutto, però diciamo un po' generalista nel campo del digitale, della tecnologia ICT. Invece quest'altro fondo, 80 milioni, investirà in campo spaziale, quindi investirà sia in startup in campo spaziale, che sono già magari in una fase commerciale, facendo quegli investimenti cosiddetti early stage, quindi investimenti, diciamo, per dare un ordine di grandezza dai 2 a, nel caso nostro, saranno dai 2 agli 8 milioni di euro. E poi farà un'altra tipologia di investimenti di trasferimento tecnologico, quindi di sviluppo di una determinata tecnologia fino alla commercializzazione. E quelli saranno investimenti che potrebbero essere anche di tagli più piccoli per iniziare, per partire, diciamo in partenza sotto il milione. Farà investimenti in campo spaziale sia nella parte upstream cosiddetta, cioè la costruzione di tecnologie che vanno a costruire infrastruttura spaziale, sia nella parte downstream, quindi applicazioni terrestri basate su infrastrutture spaziali. Normalmente parliamo di satelliti e sensori montati sui satelliti. Allora, il lavoro di un investitore professionale, che può essere un angel investor, diciamo più o meno strutturato, o soprattutto chi lo fa di mestiere, cioè un venture capitalist, consiste in tante cose che avvengono dietro le quinte, che spesso non vede l'imprenditore, la startup in cui investiamo. E quindi innanzitutto è importante capire che fare l'investitore è un mestiere che ha diverse attività. Le attività che facciamo prevalentemente sono A, trovare i soldi, nel senso, così come una startup. Adesso con Stefano stiamo lavorando a un round da 3 milioni di euro per Cabit. Alla stessa stregua, io facendo l'investitore, ho dovuto lavorare negli ultimi 2 anni per convincere investitori istituzionali a investire 80 milioni di euro nel fondo spaziale su un progetto che è una startup, come questo, come un fondo di fatto è, diciamo, una startup. Quindi diciamo una grande parte dell'attività innanzitutto che facciamo è così il fundraising, appunto per tirare su un fondo 80 milioni sono 2 anni di lavoro che ci stiamo mettendo e dovremmo partire entro luglio con una prima dotazione di 60 milioni
con l'obiettivo nel prossimo anno e mezzo, due, di chiudere gli altri 20 mancanti, magari al limite spingerci fino a 100 milioni. Quindi prima cosa, facciamo fundraising, quindi a nostra volta, così come una startup deve parlare con noi e in qualche maniera trovare un intendimento, un accordo nell'investimento, alla stessa esatta maniera, diciamo mutatis mutandis, una gran parte del mio lavoro è fare fundraising. Secondariamente, un'altra parte del lavoro è lo scouting, quindi originare il deal flow e identificare le target su cui facciamo gli investimenti. Per darvi una dimensione, nel Barcamp Venture noi lo scorso anno abbiamo ricevuto circa 950 business plan, ne abbiamo guardati vuol dire abbiamo fatto almeno un incontro, direi un 100-150 probabilmente. Di quei 150 siamo arrivati al secondo incontro e quindi abbiamo iniziato una due diligence su una quarantina per originare 6-7 investimenti. Questa metrica è abbastanza normale e standard, quindi qualunque fondo di venture più o meno ha un parametro di questo tipo, cioè vedi mille cose per fare circa 10 investimenti attraverso un processo del deal flow di cui magari parliamo, perché forse questo è un tema interessante per chi vuol fare una startup, per capire come funziona anche quel processo, come arriviamo a fare certi ragionamenti di investimenti piuttosto che non altri. Anche qui molto spesso è difficile spiegarlo, è difficile spiegare a una startup le variegate ragioni per cui, come dire, decidiamo di fare un investimento A e non B. Cercherò di darvi degli spunti, però in realtà è un po' difficile, mi rendo conto difficile capirlo dall'altra parte, ma ci sono tantissimi fattori, diciamo, nel fare il nostro mestiere che vanno anche al di là del valore del progetto stesso, della startup, eccetera, e che vanno considerati e che noi consideriamo nel fare gli investimenti. Poi c'è un'altra attività, una terza attività, in realtà molto importante, che dura 10 anni. Un fondo di venture capital ha una durata, è un latte a scadenza che scade tra 10 anni, e quindi fondamentalmente c'è un lavoro di 10 anni di sviluppo del portafoglio, quindi di lavoro a fianco degli imprenditori con cui abbiamo investito per aiutarli a raggiungere gli obiettivi che si sono dati, in qualche maniera ci siamo dati, fino a materializzare un valore possibilmente significativo nell'iniziativa in cui abbiamo investito. E poi c'è una quarta attività, che è quella di smobilizzare il portafoglio, quindi il fondo, come dicevamo, dura 10 anni, quindi il fondo spaziale che parte nel 2020 chiuderà nel 2030. Entro il 2030 dovremo aver liquidato tutte le partecipazioni che avremo sottoscritto nel frattempo. E quindi una grossa anche attività che facciamo è quella di lavorare alle exit, cosiddette exit, che possono essere o normalmente sono cessioni in cui l'azienda viene acquisita da un player più grande, da un player più consolidato, da un'altra startup, da un'altra azienda, da un suo competitor, oppure quotazioni in borsa in cui appunto a quel punto l'azienda prende la sua strada e noi possiamo vendere sul mercato la nostra partecipazione. Oppure in altri casi, ma una minoranza, ma a volte succede, vendite sul secondario. Quindi, per esempio, è successo nel nostro primo fondo, che è società come Cortilia, in cui abbiamo investito seed stage, i primi 250.000 euro, poi negli anni abbiamo investito successivamente anche altre cifre, e poi abbiamo reinvestito con il nostro fondo attuale, Barcamp Ventures. È successo che la partecipazione sottoscritta inizialmente in Cortilia è stata ceduta a un altro investitore che ha investito in Cortile e voleva allargare il proprio stake nella società. Quindi, però fondamentalmente, diciamo, c'è questa attività dell'exit. Quindi in buona sostanza noi facciamo, il mio tempo è diviso tra queste quattro attività: fundraising, che occupa secondo me almeno il 30% del tempo, sviluppo del portafoglio, che secondo me occupa almeno un altro 40% del tempo, le exit un 20% e lo scouting 10%. Questo tanto per incominciare spiega anche un po' una sorta di mitologia, che il nostro mestiere è fare lo scouting,
Certo, il nostro mestiere è fare lo scouting, il nostro mestiere è costruire un portafoglio possibilmente di valore. Questa parte del nostro lavoro cuba il 10% di tempo, attenzione. Un fondo di venture capital, per capire anche meglio come funziona, fondamentalmente funziona. Devo dire, mutatis mutandis assomiglia molto alla relazione che anche a come funziona una startup per certi punti di vista, nel senso, noi abbiamo una relazione con gli investitori tali per cui i general partner, immaginate i founder della startup, nel caso del venture si parla dei general partner cosiddetti, quindi nel caso nostro Frank, Antonio ed io, hanno fondamentalmente un assegno in bianco da 80 milioni di euro, con il compito di investirlo secondo delle regole definite dentro un regolamento, che fondamentalmente dice, diciamo, il fondo lo gestite voi, cioè gli investitori dicono a noi, il fondo lo gestite voi, le decisioni le prendete voi, e dopodiché poi ci sono tutta una serie di situazioni in cui la vita del fondo si viene a trovare e queste situazioni, diciamo, le gestiamo secondo un regolamento. Però naturalmente c'è una delega molto forte, si basa molto sul rapporto di fiducia, è un po' come quando noi investiamo una startup, io non posso passare il mio tempo in Capbit, cerco di dedicare tutto il tempo che riesco a Capbit, soprattutto quando gli serve, come adesso, raccogliere 3 milioni di euro, però fondamentalmente diciamo, devo fidarmi molto del lavoro che fanno i fondatori di Capbit e non ho intenzione, non è il mio mestiere fare il carabiniere. Ci sono delle regole del gioco nel contratto di investimento, ma fondamentalmente le regole sono queste, qui ci sono i soldi per, diciamo, sviluppare il business plan che ci avete presentato, noi siamo a disposizione per dare una mano, però fondamentalmente Capbit la dovete sviluppare voi, non la dobbiamo sviluppare noi. Allora, come ragiona un investitore? Quindi niente, diciamo, ragiona innanzitutto così, se per una startup il problema è trovare un investitore, per me, diciamo, partito il fondo, il problema è trovare una startup che abbia le caratteristiche che mi interessano. Quindi, innanzitutto, quando cercate di parlare con l'investitore, è importante cercare di capire con chi dovete parlare, chi è l'interlocutore con cui dovete parlare. Questo vuol dire guardare, diciamo, innanzitutto, banalmente, tutti i fondi, se andate a vedere tutti i siti dei fondi venture capital, ce ne sono di migliaia in tutto il mondo. Bene o male dal sito viene spiegato, sono tutti uguali, team, portafoglio, strategie di investimento, contatti. Però ognuno è diverso, nel senso che ogni fondo di venture capital ha una sua strategia di investimento, ha uno stage di investimento, ha dei settori di riferimento, tutte queste cose sono poi codificate dentro un regolamento, cioè Barkamper Ventures investe in digitale. Se voi arrivate con una bellissima startup nel campo, che ne so io, del device medicali, quel campo di investimento non è un campo di investimento in Barkamper Venture, cioè io non posso investire in device medicali, è vietato dal regolamento, sarebbe un investimento detto fuori scopo. Non solo, Barkamper Ventures è specializzato nel seed to early stage, quindi fondamentalmente è una strategia di investimento in cui entriamo nelle fasi. Siamo attrezzati, organizzati, il fondo è strutturato, la strategia è costruita per fare investimenti seed, quindi diciamo sotto il milione. Per noi il ticket medio in genere d'ingresso è tra i 250 e i 300 mila euro, da quelle parti lì, e con tantissime eccezioni, però stiamo parlando di una strategia, mediamente è così, con poi una grossa allocazione di riserve, per seguire nei round successivi. Quindi noi siamo specializzati in seed early stage. Se voi state cercando 10 milioni di euro, non siamo gli interlocutori con cui parlare. Ora, non vuol dire che un'azienda, torniamo all'esempio di Cabit che conoscete. Per realizzare la visione che Cabit ha in mente, full blown, servono centinaia di milioni di euro di funding. Però diciamo, man mano che Cabit andrà avanti nella sua storia, se riuscirà a dimostrare nel tempo quello che va dimostrato effettivamente, cioè quello che stiamo costruendo in Cabit è immensamente scalabile,
estremamente competitivo, eccetera, eccetera, eccetera. Diciamo, ci sono diverse fasi di funding che si fanno, c'è il seed, c'è l'early stage, c'è il later stage, c'è il private equity, c'è la borsa, eccetera, eccetera. Ognuna di queste fasi ha degli investitori specializzati. Se voi andate da Massimiliano Magrini di United Ventures, che è un fondo di later stage che investe mediamente 10-15 milioni di euro in iniziative che ovviamente sono già in una fase molto più avanzata che non so, per esempio Kabbit, che magari hanno fatto i primi 5-6 milioni di euro, che hanno una traction definita, che hanno una scalabilità internazionale chiara e devono appunto fare il salto da 5-50 milioni, quello è l'interlocutore con cui dovete parlare in quel momento lì, non è Dettori. Viceversa, se siete in una fase iniziale, è inutile che scrivete a, potete farlo liberamente, ma come dire, non, probabilmente non riceverete risposta o risposta positiva, è inutile scrivere a un fondo che fa later stage, appunto come United Venture, perché non fa quei tipi di investimento. Quindi innanzitutto un investitore innanzitutto ragiona, ma anche dichiara come ragiona nel proprio sito. Noi investiamo prevalentemente in Italia, il 90% del fondo viene allocato in Italia. Ecco, quindi diciamo, innanzitutto nel farvi la target list degli investitori con cui dovete parlare, è importante che fare un po' questa due diligence, vedere chi sono. Anche un'altra cosa da vedere è che storia hanno personale. Gli investimenti li decidono i general partner. Quindi, a casa nostra, ma in genere un po' in tutti i fondi di venture, i GP decidono gli investimenti e normalmente lo fanno all'unanimità. Quindi io, Frank e Antonio, quando si prende la decisione di investimento, dobbiamo essere tutti e tre d'accordo. Successo, per esempio, delle volte, investimenti che volevo fare io mi sono stati bocciati da Frank o viceversa, che Frank voleva fare, sono stati incassati da Antonio, eccetera. Noi prendiamo decisioni all'unanimità, anche perché dobbiamo convivere come team 10 anni. E non vogliamo portarci dietro situazioni del tipo no, io te l'avevo detto, eccetera, eccetera. Comunque, peraltro, è previsto anche questo dal regolamento. Però la verità vera è che poi ogni deal viene sposato da un GP, no? Quindi, fondamentalmente, in questo momento io sto lavorando a due operazioni e sto, diciamo, da un lato lavorando con gli imprenditori. Dall'altro sto lavorando internamente con Frank, Antonio, Nicolò, il nostro team, per diciamo, creare il consenso interno che mi porta a convincerli che sono effettivamente i due investimenti da fare in questo momento per noi, portare a casa questo processo interno, portare a casa la documentazione, portare la due diligence a compimento, andare in CDA, deliberare l'investimento e partire. Quindi diciamo, quando volete approcciare un investitore è importante capire con chi volete parlare come fondo, ma possibilmente anche con chi volete parlare come general partner, perché, come dire, io, Frank e Antonio siamo diversi, abbiamo esperienze e sensibilità diverse, abbiamo vissuto delle esperienze differenti. Antonio è super bravo nello strutturare cose molto, diciamo, complesse, no? È nel consiglio di amministrazione YOLO con dentro Banca Intesa, FinTech, una governance molto complessa. Io sono da battaglia, mi piace più le robe molto all'inizio, un po' più disruptive, un po' più destrutturate. Ho fatto robe consumer, ho fatto motori di ricerca. Cioè, ogni investitore, se parlate, so, c'è un amico negli Stati Uniti che si chiama Ken Elephant, che da 35 anni fa solo enterprise software, conosce tutti nel mondo dell'enterprise software, è conosciuto da tutti nel mondo dell'enterprise software, è considerato uno dei guru dell'enterprise software, per cui se tu stai facendo una startup che fa enterprise software, nella top 10 delle persone al mondo con cui vuoi parlare c'è Ken Elephant. E non è facile parlargli, non è facile interessarlo, perché così come me lui vede 1.000 robe all'anno, tutte super top a San Francisco e da tutto il mondo nell'enterprise software, quindi anche solo per avere la sua attenzione, evidentemente devi avere qualcosa di significativo, di interessante. Quindi appunto il mio lavoro è innanzitutto quando parliamo di, diciamo, quella meccanica iniziale di ingaggio, sta nel cercare di capire innanzitutto rapidamente su cosa concentrare l'attenzione. Per questo è molto importante fare bene un pitch. Perché a cosa serve il pitch? Il pitch
10 slide. È chiaro che in 10 slide uno non è in grado di comprendere la complessità del pensiero, il lavoro, le idee, le energie che uno sta mettendo dentro una startup. Però lo scopo del pitch non è quello. Lo scopo del pitch è quello proprio di riuscire a veicolare delle informazioni che per me sono fondamentali come investitore nel gestire la pipeline di analisi del processo di investimento. Cioè, noi, come dire, quando ci scrivono la gente, succede delle volte che la gente ci manda il business plan in Word di 50 pagine. Ecco, se noi ci dovessimo mettere a leggere 1000 business plan da 50 pagine l'uno in Word, non riusciremmo a uscirne da vivi dal processo di scouting, no? Noi abbiamo bisogno di avere 10 slide, 12 slide fatte bene, fatte secondo gli standard internazionali, non c'è nulla da inventare di creativo qua. La cosa importante sono i contenuti. I titoli di quelle 10 slide sono codificati e sono uno standard globale. Perché? Perché sono tutte quelle informazioni che a me servono per valutare se questa startup rientra nello scopo di investimento del fondo. Questo progetto ha le caratteristiche che mi interessano in questo momento rispetto alla strategia di investimento che ho, rispetto al fondo e nella vita del fondo. Come dicevamo prima, un fondo dura 10 anni. È chiaro che se tu sei, noi siamo partiti con Barcamper Ventures 4 anni fa, se quando tu parti con un fondo hai 10 anni davanti e quindi, come dire, hai una certa strategia di investimento. Per esempio, nei primi anni abbiamo fatto investimenti anche molto all'inizio. Cabit era un esempio. Cabit è partita con noi con un programma di accelerazione, quindi erano veramente delle slide al tempo e basta. Oggi siamo al quarto anno del fondo, abbiamo solo 6 anni davanti, è improbabile che facciamo investimenti di quel tipo. Facciamo più investimenti dove il taglio medio magari 1 milione, 1,5 milione, 800.000 euro, mezzo milione di robe già avanti. Già in una fase in cui, come dire, quei 2 o 3 anni, diciamo, di partenza sono già successi e noi interveniamo da quel momento in avanti. Quindi, per esempio, come dire, a parità di interesse di una cosa, può succedere che in un momento come questo diciamo di no a delle cose molto interessanti che ci piacerebbe anche in teoria fare, ma che non fittano in questo momento con quello che stiamo facendo a livello di portafoglio. Oppure abbiamo fatto 23 investimenti adesso. Diciamo, abbiamo coperto diversi segmenti che ci interessava coprire. In genere non facciamo investimenti doppi, no? Per cui se ho fatto un investimento nel legal tech, anche se vedo un'altra roba simile, poi non sempre è vero, diciamo, come dire, ci sono delle eccezioni a questo ragionamento, ma come dire, se c'è qualcos'altro di troppo simile che ho già in portafoglio, non rifarò un investimento 2 volte. Quindi, per esempio, in questo momento sto lavorando all'investimento di un round a 2 milioni e mezzo, di cui metà lo mettiamo noi, su una roba in un settore intelligenza artificiale che non coprivamo e che secondo noi era fondamentale coprire, su una società che insomma ha già una tecnologia molto significativa, è già avanti con clienti importanti, bla bla bla. Tutta questa, diciamo, serie di caratteristiche sono un po' descritte nel pitch e servono proprio a riuscire a capire di quelle 1000 robe che ci arrivano, quali sono le 150 su cui vale la pena investire una riunione di mezz'ora. Quindi è più, lo scopo è, per me, diciamo, per la startup, è di dare diciamo, una visione chiara di chi siete, cosa state facendo e perché, quanto vi serve per fare che cosa, per andare dove, e a me quello che serve è: ok, mi interessa approfondire questo ragionamento qua, voglio conoscere questi fondatori, voglio approfondire la cosa. Se state già facendo la seconda o la terza riunione con investitori venture capital, siete molto avanti nella pipeline. Cioè, vuol dire che già se state facendo la prima riunione siete nel top 10% dei 1000 che arrivano, siete in quei 100-150. Quindi evidentemente se siamo lì a fare una riunione è perché c'è un interesse, non è che siamo lì giusto per curiosità. A me, diciamo, facendolo anche di mestiere, difficile ormai che mi stupisco, che, come dire, mi spinge la curiosità. Certo, mi interessano le cose, faccio di mestiere sta roba, mi piace farlo, però, come dire, per me è un lavoro. Per me è un lavoro e quindi, diciamo, mi interessa anche essere produttivo nelle riunioni, capire le cose che devo capire.
se ci riesco. Poi ripeto, la palla di cristallo non, ovviamente non ce l'abbiamo, sappiamo che nelle scelte di investimento facciamo un sacco di errori e purtroppo li sappiamo sempre dopo, mai prima, anche perché sennò appunto avremo la palla di cristallo. Però fondamentalmente queste regole del gioco sono quelle, come dire, condivise, sono la consuetudine e sono quelle che anche sono accettate dagli investitori. Dopodiché poi, appunto, una volta che, e questa forse è un'altra cosa importante da capire, una volta che, ok, abbiamo capito che questa startup ci interessa, che il round che stanno cercando ha le caratteristiche che fittano con la nostra strategia, che il team è interessante, che hanno una business idea che sta in piedi, che hanno una strategia che insomma sembra che potrebbe funzionare, il settore sì, ci crediamo, l'investment, insomma ci siamo fatti quella che noi chiamiamo una nostra cosiddetta investment thesis, l'investment thesis è la ragione per cui stiamo facendo questo investimento, noi ce le esplicitiamo queste cose, ce le diciamo, stiamo investendo in Cabit per queste ragioni, perché crediamo questo e quello che altro. Ecco, diciamo, però barrate tutte queste caselline, la cosa più importante nel momento in cui prendiamo la decisione e la discussione che facciamo con il team di investimento riguarda le persone, riguarda i fondatori e il team che stanno creando. Questo secondo me è una cosa importante da capire, che questo qua è un people business, cioè noi non siamo gente che stanno davanti a un monitor e comprano delle azioni quotate in borsa. Noi stiamo lì a investire, diciamo, in una roba che più o meno è un PowerPoint o poco di più e che, diciamo, idealmente nel giro di 10 anni diventa un'azienda molto significativa che vale decine o centinaia di milioni di euro. E, ovviamente, mi dire, ci vuole un sacco di fantasia, no? Per fare questo mestiere, cioè ci vuole un sacco di fantasia per immaginare che uno come Stefano o il Cillo possano diventare il prossimo Bill Gates, diciamo, so come dire, o Steve Jobs, ci vuole una certa fantasia. Però, diciamo, non è tanto la questione di fantasia, quello che è interessante, cioè, come dire, noi prendiamo molto sul serio gli imprenditori in cui lavoriamo, spesso sono giovani, spesso non hanno esperienze, come il caso di Cabit, però ci interessa moltissimo capire chi sono, perché stanno facendo quello che stanno facendo, come funzionano tra di loro, come fanno squadra, come si sono conosciuti. Cioè, alla fine questo qua è un people business. Cioè, noi investiamo su delle persone, la verità vera è quella lì, ma è qualunque investitore di venture capital. Anche quando investi su una startup che magari è già avanti nel tempo, facciamo, noi abbiamo un portafoglio appunto tornando a Cortilia. Cortilia ha fatto un round a 9 milioni lo scorso anno, verso ottobre, in cui abbiamo investito anche noi una cifra considerevole per noi. È un'azienda che insomma quest'anno punta a fare 35-40 milioni di euro di ricavi. Quindi è già una roba strutturata, non è più una startup nella cantina. Però la verità è vera che quelli che hanno messo i 9 milioni, chiaro, hanno fatto una due diligence che si poteva basare su un business plan, ma un business plan validato da tonnellate di merce consegnata, da decine di migliaia di clienti acquisiti, da statistiche metriche stratificate dagli ultimi 7 anni, in cui sappiamo tantissimo del business di Cortilia, quanto compra mediamente un cliente, qual è il churn, quanti si abbonano, come funziona la logistica, i costi diretti, eccetera, eccetera. Quindi dietro l'Excel che fa da architrave, il business plan di Cortilia, non ci sono più delle opinioni come il pitch, diciamo, della startup che sta partendo. Ci sono numeri stratificati, metriche di 7 anni, ma la verità vera che quelli che mettono quei 9 milioni, la due diligence vera che vanno a fare, una volta che hanno fatto quella tecnica, è su Marco Porcaro, il fondatore CEO, sul CFO, sulla prima linea, sulla qualità delle persone, la dimensione organizzativa e questa tipologia di variabili. Quindi diciamo, questa cosa qua, spesso le startup, gli imprenditori un po' la sottovalutano, pensano che, come dire, sia importante per noi l'idea, per carità è importantissima, quello che per noi è veramente importante in realtà è, non è tanto l'idea in cui dobbiamo credere, se no non facciamo neanche la riunione di approfondimento, ma è la capacità di immaginare, farci un'idea noi sulla capacità o sulla possibilità, sulla resilienza
che questo specifico team sarà effettivamente in grado di costruire il più grosso data center distribuito della Terra e competere con Amazon. Ora ci vuole un po' di LSD e tanta fantasia, però fondamentalmente questo è il lavoro che facciamo. Quindi come ragiona l'investitore? Innanzitutto ragiona in questa dimensione, cioè io ho 10 anni davanti, mi devo immaginare Onofri e Cillario che tra 10 anni, con un po', con qualche capello bianco in più, hanno sotto le loro chiappe un'organizzazione con 400 persone e fatturano qualche centinaio di milioni di euro. E per immaginare questa cosa qua, la cosa che mi interessa capire è proprio questo tipo di dimensione, cioè qual è il vostro livello di ambizione? Cos'è che veramente volete fare? Cioè, nel senso, lascia perdere l'MVP che avete adesso, la SEL, queste cose. Cosa volete fare nei prossimi 10 anni della vostra vita? Fin dove volete arrivare? Ma siete in grado di... siete resilienti? Cioè, riuscirete a affrontare? Perché poi, avendone vissute tante, tra quelle che ho fatto io, perché le ho fondate, le ho cofondate, le ho finanziate, credo di aver lavorato nella mia professione almeno con una quarantina, una cinquantina di start-up, no? Tra quelle che ho fatto, quelle che ho fatto anche come angel durante il mio sabbatico, ho fatto una quindicina, come dire, a quelle che ho investito come investitore. Ho visto succedere la qualunque, ho visto succedere la qualunque, e normalmente la qualunque è problemi umani. I founder che cominciano a litigare, improvvisamente scopri che si stavano tirando, erano gli stracci perché erano mesi che litigavano, perché uno ci sta succedendo adesso in una portfolio company, perché uno diceva a quell'altro che è un idiota e quell'altro dice a quell'altro che è un incompetente, perché quello che doveva vendere dice al suo cofondatore che, diciamo, non riesce a vendere perché il prodotto fa schifo, e quello che dice il prodotto fa schifo perché tu non sei capace a venderlo. Ovviamente tu cosa fai? Non vivi dentro l'azienda, per cui queste cose le sai, so come dire, quando saltano fuori, quando emergono, è che siamo nella fase patologica dove si stanno menando, dove magari improvvisamente in CDA cominciano a urlarsi addosso, insomma, magari per 6-8 mesi che, come dire, navigavano in questi problemi. Ecco, quindi diciamo, nella nostra esperienza, il successo di una startup o il fallimento di una startup nel 99% dei casi riguarda proprio il fallimento e il successo di un team imprenditoriale, la loro capacità di navigare tutte le difficoltà, di superarle e quindi diciamo la vera due diligence che noi facciamo è psicologica ed è una roba molto fine, fatta di segnali deboli, fatta di, non so come dire, non c'è un business plan da guardare lì. Noi, come dire, facendo questo mestiere, le annusiamo le persone, per cui fondamentalmente quando nelle riunioni, nelle presentazioni, nel pitch, nella fase di investimento, ma poi anche dopo, nella vita di portafoglio di 10 anni, il nostro mestiere poi alla fine è proprio quello di, come dire, cercare di costruire un rapporto di fiducia, fiducia tra l'altro senza avere la possibilità di coercizione, non so come dire, io non posso, cioè io non sono il capo di Onofri, lui fa fondamentalmente quel che vuole, è l'amministratore delegato, sì, nel contratto di investimento ci sono delle regole del gioco, ci sono certe decisioni che vanno prese secondo certe maggioranze, ci sono certe materie che sono riservate al consiglio, ci sono sicuramente tutta una serie di regole del gioco, ma la verità vera è che fondamentalmente, come dire, è lui e i suoi soci che mandano avanti all'azienda e tutti i giorni prende decisioni e fa le cose. Quindi tutto quello che io posso fare è cercare di, tra virgolette, influenzare positivamente questo processo, sapendo che non posso mai dire a nessuno ti licenzio oppure guarda che stai facendo una cavolata, adesso non si fa più così e la fai così. Cercando in qualche maniera di guadagnarmi la fiducia delle persone con cui lavoro, in maniera tale che in qualche maniera posso avere un'influenza basata sul fatto che si fidano di quello che dico, basata sul fatto che si rendono conto che posso apportare un valore, poi saranno sempre loro a prendere le decisioni ultime e fare le cose come riterranno andranno fatte. E tra l'altro nel nostro stile, in particolare in primo miglio, questo è una regola molto forte, cioè non ci sentiamo mai, non ci arroghiamo mai il diritto di dire agli imprenditori cosa va fatto. Però ci pretendiamo il diritto di suggerire, secondo noi, anche perché molto spesso, appunto, a 53 anni,
ne ho fatte tante di cose della vita e tantissimi errori, da tanti di questi errori ho imparato grandi lezioni e molto spesso mi capita e mi succede di rivedere negli imprenditori in cui ho investito gli stessi errori che ho fatto io. Poi, così come li ho fatti io, c'avevo Piol che mi diceva: guarda, Ettore, secondo me stai facendo una cavolata, secondo me stai andando a schiantarti contro un muro, secondo me questo è un binario morto, se ascolti me non fare così, fai cos'ha. Inderogabilmente io facevo come crede, dicevo: guarda, no, ma il serino tu non capisci, cioè, sai, ormai internet è diverso, tu facevi computer, le macchine da scrivere, la musica digitale, non, fidati, si fa come dico io. Facevo come dicevo io, tutte le volte che l'ho fatto, inderogabilmente sono dovuto tornare poi anni dopo del serino e dire: sai che c'è, avevi ragione tu, avrei dovuto fare come mi dicevi tu e non l'ho fatto, ho fatto un errore. E quindi diciamo, vabbè, so benissimo anch'io che se uno è imprenditore tendenzialmente non sempre ha la sensibilità o la capacità o la forza di ascoltare e quindi, però fondamentalmente appunto questo è importante, no? Come ragiona un investitore, tornando al titolo di oggi, è innanzitutto barrate tutte le caselline su un investimento in cui crediamo. L'altra casellina che dobbiamo barrare è nella chimica personale. Ci sono investimenti che abbiamo fatto, che abbiamo in portafoglio, che stanno andando tra l'altro strabene, che quindi abbiamo deciso l'unanimità, ma nei quali proprio siamo guardati io, Antonio e Frank, e come dire, abbiamo deciso: guarda, in questo investimento bellissimo lo facciamo, ma se vado io, Gianluca Dettori, in consiglio amministrazione faccio un disastro. Per cui, Antonio, ci vai tu. E effettivamente. Perché per questioni di chimica, per modo di essere, per modo di ragionare, non sarei riuscito a lavorare con quel CEO. Ho dato una gran mano a quel CEO, ma vivere in questa amministrazione con quel CEO avrei fatto solo dei disastri e non avrei creato del valore. Quindi diciamo, quello che cercate come startup è un investitore da un lato, ma anche una chimica, creare un rapporto che, ripeto, ci vanno anni a creare, ma anche nelle fasi iniziali, però appunto noi dobbiamo prendere comunque un sacco di decisioni sulla base di uno scarsissimo set informativo con informazioni molto carenti, no, fai un investimento anche di qualche milione di euro dopo aver fatto qualche riunione, dopo aver fatto un po' di due diligence, ma come dire, poi non lo sai veramente come sono le persone in cui ti metti per 10 anni a lavorare su un progetto. E quindi questo aspetto, diciamo, del nostro mestiere, che forse è la cosa più importante che voglio lasciare come messaggio oggi, è che questo qua è un people business, quindi per fare l'imprenditore innanzitutto vuol dire riuscire a entrare in relazione e creare una chimica, diciamo, con un investitore o degli investitori, con cui evidentemente poi laddove succede un investimento si farà un percorso lungo e periglioso, pluriennale, insieme. Va bene, io mi pare di aver parlato per un'ora, Giacomo, per cui non so se è stato interessante o poco interessante, però magari fosse interessante che invece se qualcuno ha delle domande o vuole approfondire delle cose, io sono qua per rispondere. Allora, assolutamente, direi prima di aprire, diciamo, al dibattito, all'interazione con i ragazzi, intanto rispondo alla tua domanda. Sì, è stato molto interessante, hai lasciato veramente un sacco di spunti che meriterebbero di essere, diciamo, indagati più nel profondo, perché sono veramente molti, appunto, gli spunti interessanti. E a proposito di questo, mi piacerebbe ricollegarmi a questa cosa che hai detto del people business, dell'importanza del team, della chimica tra co-founders nel processo poi, diciamo, di scrematura e di selezione finale. E volevo chiederti: hai detto che 1.000 idee, diciamo, 1.000 business plan ricevuti, 40 arrivano alla due diligence, 6-7 sono quelli che poi effettivamente vengono finanziati. Mi immagino però che di quei 40, diciamo, siano tutti comunque team pazzeschi o comunque di ottimo livello. Qual è quell'elemento in più che vi fa dire sì, puntiamo su di loro, c'è anche un qualcosa legato più all'istinto, che cosa da questo punto di vista qui, quali sono i tuoi pensieri? E sempre relativamente al team, mi collego a un intervento che avevo assistito l'anno scorso di un angel investor straniero, che ricordo che disse:
dell'importanza nella presenza del team di almeno una figura femminile. E quindi ti lancio la palla e ti chiedo, nella tua esperienza da investitore, come hai vissuto questo aspetto qui? Interessante questo spunto del femminile, ma diciamo, allora, cos'è che innanzitutto parliamo, quando guardiamo una cosa guardiamo al team, no? Poi abbiamo fatto investimenti, tra l'altro una startup di Bologna anche questa, su One Man Band, nel caso specifico per esempio sto parlando di Ubenda. Ubenda è una startup fondata da una persona singola, Andrea Giannangelo, è una società di enorme successo. Sono in consiglio di amministrazione di Ubenda da 7-8 anni, direi ormai. È una società che ha 100.000 clienti in tutto il mondo, è profittevole da 7 anni, ogni quarter accumula cassa, ha accumulato una gran quantità di cassa, moltissima ne ha reinvestita, sono una settantina di persone. Insomma, è una bella azienda costruita da una persona, Andrea Giannaggio. Tra l'altro, appunto, abbiamo discusso lungamente internamente prima di fare investimenti in Ubenda e ci ho messo 8 mesi a convincermi a investire in Ubenda. Da un lato perché con Andrea mi è sempre piaciuto molto lui, sempre creduto molto in lui, però primo abbiamo avuto moltissima interlocuzione sulla strategica. Secondo me all'inizio alcune cose che aveva nella testa non avevano tanto senso, alla fine ha trovato una strada che mi ha convinto. Però alla fine, diciamo, abbiamo fatto con una certa remora quell'investimento che probabilmente sarà il più profittevole investimento nella nostra storia, in termini di multiplo sull'euro investito, consapevoli di due problemi. A, che era one man band, no? Quindi, cioè, come dire, è tutto Andrea, lo show lo fa tutto lui, nel bene e nel male. E B, il fatto che fosse una persona ancora non rotonda, cioè era un geek, lui ha cominciato a scrivere codice a 9 anni, i primi 2 o 3 anni, diciamo, ho discusso lungamente, a volte anche litigato con Andrea, proprio perché non riuscivo a fargli entrare nella testa la differenza tra scrivere del codice e fare la CEO di un'azienda. Per cui facevamo queste riunioni senza fine in cui mi ammenava il torrone per delle ore su questa bellissima tecnologia che stava costruendo e io gli chiedevo: sì, ma che organizzazione ti vuoi dare? E non riusciva a comprendere il ragionamento. Dice: no, ma l'organizzazione, guarda che bello il prodotto. Dice: sì, ma dobbiamo costruire l'azienda, cosa vogliamo fare? E ci sono voluti. Poi a un certo punto è cresciuto, è diventato un vero imprenditore, un grande amministratore delegato, continua a scrivere ancora oggi codice, però il suo tempo oggi è gestire 70 persone. Ecco, quindi questa eccezione qua, normalmente nel mondo degli investitori non si investe per regola in un one man band, banalmente perché c'è un livello di rischio ed è statisticamente provata questa cosa qua, quindi, come dire, non è solo un'opinione, è statisticamente provato che startup fondate da più di un founder hanno 10 volte più probabilità di avere successo, e quindi c'è una statistica su sta roba, non è solo un'opinione corrente. C'è il cosiddetto anche rischio, cosiddetto della, cosiddetto, non c'è un nemico bank, il rischio della cubana, o del cubano, a seconda del one man band, nel senso che appunto tu investi in una startup fatta da una sola persona, poi quella persona incontra una cubana, se ne va a Cuba e tu rimani con una scatola vuota. E quindi, diciamo, c'è questo tipo di rischio, come dire, diciamo, di resilienza di un progetto fatto da una singola persona. Quindi, innanzitutto guardiamo il team. Guardiamo il team e cosa cerchiamo nel team? Cerchiamo complementarietà, cerchiamo un team normalmente. Non deve essere una cooperativa di 9, perché, come dire, cioè, le aziende non funzionano così. Le aziende possono avere centinaia di persone, ma a guidare sono in genere un numero ristretto. Quindi un team ideale sono 2-3 persone, 4, massimo 5, già stiamo in tanti. 2-3 è il numero ideale, 3 forse, perché è dispari. 3 persone complementari tra di loro, quindi non ci interessano che siano uno lo clone dell'altro perché non c'è nessun valore in questo. Ci interessa che siano tutti e tre diversi, idealmente, diciamo, sia come competenze, sia come spesso le competenze anche riguardano il carattere. Per cui tu c'hai l'Onofri, che è un po' il tartufo della situazione, che fa l'amministratore delegato, no? Che è, come dire, il gran chiacchierone. Poi vabbè, c'è il Ilario, non ho mai capito cosa faccia Ilario esattamente nella vita, però
senso, sto cercando di impararlo, ma come dire, però è molto diverso da Stefano, proprio caratterialmente, come dire, porta un angolo differente nelle cose, è sempre interessante. E poi c'è il Marco Moschettini, che è appunto il topo da tastiera, che scrive il codice, che parla poco, come dire, che sta chiuso in cantina e scrive il software di notte. Ecco, questo tipo di cose, e poi scusami, poi c'è anche il quarto, che però vedo poco perché a Parigi alla Sorbona, adesso non ho capito, alla Columbia, che però appunto è il matematico della situazione. Ecco, però quando guardi Cabit tu vedi appunto questa cosa qua, vedi questi diversi angoli, vedi più o meno un team che può stare in piedi da solo, perché uno, come dire, fa il prodotto, l'altro si mena il torrone con gli investitori, e poi c'è Cillari, vabbè, che non si capisce cosa fa, ma qualcosa fa. Però fondamentalmente, come dire, è già una squadra, già vedi un piccolo embrione, già vedi, no, Steve Jobs e Allen, già vedi, come dire, le diverse personalità che sono necessarie per far partire un'impresa. Poi vabbè, mano a mano va avanti, si costruisce un team e diventa un'organizzazione. E l'altra cosa che cerchiamo di capire è un po' le dinamiche tra le persone, come funzionano. Fin dall'inizio questo, fin dalle prime riunioni, ripeto, molto spesso hanno usato la gente, perché non sono, è tutto body language, è tutto, come dire, soft, per cui magari le nostre discussioni in comitato investimenti con Frank Antonio dice: ma secondo te quelli lì come funzionano? Cioè, come dire, chi è che tira la volata agli altri, chi è che convince, da quanto tempo si conoscono, lavorano insieme, litigheranno, ripeto, la maggior parte dei problemi normalmente vengono fuori da queste cose qua. Se posso dare quindi un consiglio, ovviamente, che viene naturale evidentemente dopo questo ragionamento qua, e quando state facendo la startup, la decisione più critica che prenderete per il successo di quello che state facendo è proprio con chi vi mettete, con chi vi mettete e con che regole vi mettete. E anche lì, diciamo, lezioni di vita vissuta, no? La cosa che sconsiglio sempre alle startup è di fare quello che normalmente fanno tutte le startup, no? Come succedono le cose? Succedono che ci si conosce sui banchi di scuola, all'università, si è amici, eccetera, si condivide una passione, dice: beh, siamo in due, dai, facciamo la startup 50-50. Ok, no? Si parte così, da amici. Poi, appunto, è quello che è successo nel nostro portafoglio. Sono partiti così, due amici, si conoscevano, avevano una web agency, hanno già fatto, come dire, gli imprenditori insieme. Tra l'altro questo di nuovo è stato un altro fattore per noi positivo, diciamo, questi hanno già fatto una piccola impresa, loro due insieme, lavorano da anni, quindi, come dire, avranno imparato a pestarsi i calli, a sopportarsi, eccetera. Però a un certo punto cosa è successo? Che a un certo punto, appunto, uno dei due tirava veramente la carretta e l'altro era cominciato a entrare, a andare a rimorchio, no? E succede spessissimo sta roba qua, no? Abbiamo finanziato anni fa uno spin-off di Bacheca, si chiamava Serolab, che oggi fa parte del gruppo Alchemy, che abbiamo venduto appunto Alchemy, quotata in borsa, una bella azienda fondata da Luca Russo, grandissimo imprenditore, eccezionale come CEO. Quando era partito con un suo amico, all'inizio erano in due, loro due, il suo amico appunto più giovane di lui, ma era il grande guru del SEO, e sono partiti e cominciato effettivamente a vendere, a funzionare, i clienti, insomma, parliamo di 10 anni fa, il SEO era una scienza esoterica ai tempi, oggi è una roba facile, ai tempi però era una roba, una merce rarissima, e insomma cominciano ad arrivare i clienti, cominciano a darsi uno stipendio, non aveva mai visto uno stipendio vero, cioè 2000 euro al mese, 2500 euro al mese, robe serie, insomma dopo un anno di questa cosa qua, era partita subito molto bene. A un certo punto in consiglio di amministrazione scopriamo che i due stanno litigando in maniera furiosa, non si sopportano più. Perché? Perché quell'altro lì, che era il guru di SEO, come dire, a 23 anni, si è visto, come dire, fa l'imprenditore, aveva visto forse qualche serie televisiva su Netflix e non si era mai trovato 2500 euro in tasca, aveva cominciato, ho capito, arrivare in ufficio alle 11 del mattino con la fiatella, perché la sera prima era tocca fino alle 3. Arrivare in ufficio, mettere i piedi sul tavolo dicendo: no, ma io non ci voglio andare dai clienti, vacci tu, io voglio fare solo più le strategy. Luca invece si faceva un mazzo così, era quello che portava il fatturato, tenendo i piedi della cosa, e però nonostante questo dice: sì, però cacchio, abbiamo il 50% delle quote, cioè tu prendi lo stesso mio stipendio, c'hai le mie stesse quote,
però tu te ne vai in discoteca e non fai una mazza e vuoi fare una strategy, io mi devo fare un mazzo così, fatemi capire per quale ragione questa roba deve andare avanti in questa maniera. Siamo riusciti a risolvere la questione eliminando, sostituendo con un'altra persona del team, quindi dire, questa persona qua con un altro, e insieme questi altri due hanno funzionato benissimo, eccetera. Quindi diciamo ci sono delle, se andate a cercare su internet quando state facendo una startup, vi posso consigliare, cercate Pi Calculator, cose di questo tipo, come calcolare la torta, e ci sono un sacco di storie di startup in cui appunto come dividersi le quote è un algoritmo legato a diversi aspetti. C'è quello che ha mollato l'azienda, mollato il lavoro, mollato la famiglia, sta rischiando la sua cosa, e tu sei uno studentello dell'università che non rischi niente, queste cose pesano diversamente. C'è quello che è, come dire, dedica veramente 100% il suo tempo, quello che in realtà è meno funzionale, dedica di meno. No, c'è tutta una serie di ragionamenti, si fa uno scoring system e ci si divide come ci si decide in maniera scientifica, non diciamo da amici, come dividersi le quote della società. Perché poi Interessantissimo questo non lo spunto, fa. scusa se ti ho interrotto, perché tra l'altro uno dei prossimi incontri che avremo nel PDI è proprio, oltre che sulla costituzione delle startup, sui patti parasociali, accordi di vesting, quindi si ricollega molto a questo aspetto qui diciamo, dei ruoli e dell'impegno dei co-founder nei primi anni diciamo, di sviluppo della startup. Allora, io avrei un sacco di domande da porti, però cerco di condensare quelle che ho visto che già ci sono un po' nella chat che sono emerse per cercare di ottimizzare i tempi. Allora, Michele e Giuseppe chiedono delle cose simili e ti chiedono, fatto, diciamo, appurato che il fondo con cui ci si, a cui ci si rivolge sia in target, in relazione alla propria idea di business, eccetera. Quando è il momento opportuno per farlo? Che tipo di traction si deve avere? Qual è il momento propizio, diciamo? Ma allora, diciamo, il momento propizio è più prima che non dopo. Poi, ripeto, stiamo parlando siete di startup che sono all'inizio, no? Quindi, vedevo una domanda, per esempio, esiste un minimo di fatturato, eccetera, per essere. Allora, esiste un minimo di fatturato o non esiste un minimo di fatturato? Dipende, non so come dire, non c'ho una risposta standard. Diciamo che in linea di massima non esiste un minimo di fatturato se parli con investitori che fanno seed, nel senso che noi abbiamo investito in tante cose pre-revenue. Cabit era un esempio, non c'era neanche il prodotto, non solo non c'era il cliente, non c'era il prodotto, c'era un'idea. Diciamo che più hai elementi, diciamo, di cui discutere concreti, e meglio stai. Tra cui avere un primo cliente, due clienti, tre clienti, sono elementi, vuol dire che in qualche maniera hai già trovato qualcuno che aveva quell'esigenza e l'hai convinto a tirare fuori dei soldi. Non è poco, è sicuramente una milestone da celebrare. Però non esiste un minimo di fatturato, e ripeto, dipende moltissimo dal progetto che stai facendo, da chi sei, che storia hai. Noi adesso abbiamo fatto un round, non ho ancora annunciato, non verrà annunciato tra poco, in una startup che non ha ancora un euro di fatturato, ma sta facendo un round complessivamente da 7-8 milioni. E non ha ancora neanche un cliente. Adesso sta facendo due convertible note, ma fondamentalmente sta lavorando in quel tipo. Però è un team mostruoso, su una tecnologia pazzesca, su un need globale indiscutibile che c'è in tutto il pianeta Terra, in cui ci sono due al mondo che secondo noi hanno trovato la soluzione e loro secondo noi sono i migliori. Punto. Quindi diciamo abbiamo un investment di un certo tipo. È pre-revenue? Sì. Eppure noi e altri investitori stiamo investendo in un progetto di questo tipo. Leggevo oggi di un round A, quindi il primo round, diciamo, di un Series A di questa società, S8 mi pare si chiama, 123 milioni di dollari di primo round. Avrà qualche ricavo, sicuramente, non mi aspetterei che è una società che ha decine di milioni di euro di ricavi, è appena partito. Però pare essere una piattaforma di fraud detection per l'e-commerce della Madonna, in cui Lightspeed ha messo 123 milioni di euro come round. Quindi diciamo, ci sono sicuramente un po' di regole, diciamo, di costituzioni, queste sono estremi e sono eccezioni. Però diciamo che forse il ragionamento più interessante è un altro, ed è
come fa un ragionamento un investitore seed? Cioè, che cos'è che cerchi di fare? Quando tu metti 200.000 euro in una roba, no? Qual è il pensiero? Perché è evidente che tu non puoi costruire Amazon con 200.000 euro. E quindi qual è il ragionamento? Il ragionamento è questo qua. E questo vale per qualunque round uno faccia. La dimensione dei soldi che stai cercando è quella la dimensione corretta dei soldi che stai cercando. Che cos'è? È quel numero di soldi che ragionevolmente ritieni ti servano per raggiungere una determinata milestone. Infatti, molto spesso anche il venture viene chiamato come milestone based investing. Quindi, quando abbiamo messo i primi 250.000 euro in Cortilia, che al tempo, tra l'altro, era una roba B2B e si chiamava Geomercato, era per validare, ed era sulle slide, non c'era nulla, era per validare alcuni elementi fondamentali del modello di business. Elementi che, se fossero stati validati, ci avrebbero consentito di immaginare di fare un round successivo avendo appunto validazione nel modello. Tra l'altro, quello che successe è che quei 250.000 euro non riuscimmo a dimostrare un tubo e finirono i soldi, e però da quelle cose che avevamo capito, delle cose che non andavano bene, e proprio quello era l'informazione interessante, perché avendo capito cosa non funzionava, siamo stati in grado di ragionarci sopra. Porcaro, che è il fondatore di Cortilia, è venuto a noi e ci ha detto: guardate, abbiamo capito perché le cose non funzionavano come pensavamo, dobbiamo fare un pivot. Per cui, da geomercato, servizio B2B di logistica per gli agricoltori che vogliono vendere in città le loro merci, ci chiameremo Cortilia, diventeremo uno shop, un negozio che vende food fresco online a chilometro zero. Tutti i nostri clienti, che prima i clienti erano gli agricoltori, diventeranno i nostri fornitori, e i nostri clienti diventeranno end user. Su questo ragionamento ci ha convinto a mettere altri 250.000 euro e finanziare questo pivot. Con quei soldi, in una scala molto piccola, però siamo riusciti a dimostrare quei 5 data point che erano fondamentali perché Cortile avesse un senso. Come funziona la bolla logistica e quando va in saturazione, e quanto riesce effettivamente in termini di consegne e di costo della logistica a fare. Per cui abbiamo capito che, facendo una bolla di logistica di 18 consegne, andavamo break even. E avevamo avuto delle bolle al sud di Milano in cui eravamo riusciti a fare ben 38 spedizioni consegne in una bolla, quindi vuol dire che c'è un business anche molto profittevole. B, qual è il CAC? Quanto ci costa acquisire un cliente? C, quanto rimane attaccato? Che scontrino medio ci dà e che churn ha? Capite queste quattro variabili? Siamo stati in grado poi di andare a parlare con degli investitori specializzati nell'early stage e dire: guarda, abbiamo fatto 500.000 euro di fatturato con questo investimento. Ma quello più importante è che, con un investimento di 3 milioni di euro, da 500.000 euro riusciamo ad arrivare a 3 milioni di euro. Perché? Perché abbiamo questi quattro data point validati in scala piccola. E quindi, questo è il ragionamento, e questo è come funziona, e questa è la ragione per cui gli investitori sono strutturati in fasi. Dopodiché, superata quella fase lì, come dire, anche lì alcune cose non sono andate bene, altre sono andate bene, siamo arrivati in una fase in cui ormai abbiamo capito moltissime cose, e oggi, come dire, sappiamo che mettendo 9 milioni di euro in Cortilia si passa da 15 milioni di euro a 50 milioni di fatturato. E magari al prossimo giro ci sarà un ragionamento ulteriore per, come dire, come si passa da 50 milioni a 500 milioni di fatturato. Però tutte queste fasi qua sono state in mezzo validate da delle metriche, metti così. Certo. Mi sono forse un po' perso, non mi ricordo. Siamo partiti. No, hai risposto alla domanda che era un po', diciamo, qual è il momento, diciamo, ideale per fare la domanda con un fondo di investimenti, nel tuo caso, diciamo, early stage o seed. Intanto mi ero perso l'intervento di Doin e Sergio, che ti ringraziano per l'intervento interessante. Sergio fa una domanda molto specifica, ovvero lui è un imprenditore in ambito automotive. E ti chiede se conosci, se hai esperienza con fondi che operano in questo ambito qui, visto che lui ha difficoltà a trovarli. No, ed è molto difficile trovarli, in effetti. È un settore poco battuto perché l'automotive, diciamo, magari cambierà. Diciamo che, anzi, probabilmente sta cambiando e in futuro sarà diverso, però proprio l'automotive in sé
è una brutta bestia per un investitore, perché diciamo arrivare sul mercato è molto lungo, richiede un sacco di soldi ed è un mercato fondamentalmente oligopolistico. Poi bisogna vedere cosa vuol dire automotive, no? Nel senso, però diciamo, non conosco investitori specializzati nell'automotive. Oddio, non è vero, adesso che ci penso c'ho un paio di amici che lo fanno. C'è un amico che lavora in Bosch Ventures, per esempio, che è un fondo di corporate venture della Bosch. Poi bisogna vedere cosa vuol dire automotive, vuol dire tecnologia. Se parliamo per esempio di intelligenza artificiale per la guida autonoma, beh, allora anche noi investiamo in quelle robe lì. Se parliamo proprio dell'hardware, dell'automobile, è un po' più difficile, è un po' più complicato. In generale l'hardware è difficile da trattare per un investitore di venture. Sì, esatto, lui ha citato proprio l'hardware come esempio. Lorenzo ti chiede se usate particolari modelli, multiples, comparables, eccetera, per un fair value dell'investimento. Sì e no, soprattutto quando fai seed non c'è un fair value, no? Nel senso, cosa vale l'azienda? Zero. Oppure c'è uno che ha fatto un round down a 123 milioni ieri. Dipende da tanti aspetti. Diciamo che c'è in generale un ragionamento da fare, che dovete anche considerare il modello di business dell'investitore. Cioè, quindi diciamo, per esempio per noi, e ci sono delle buone eccezioni, le abbiamo fatte, ma in genere non ci interessa prendere meno del 15% di una società. Banalmente perché? Perché se vi fate la matematica di un fondo da 100 milioni, i 20 milioni vanno via in fees, ne investe 80. Di quegli 80, metà li write off perché vanno male, hai perso 40, ne sono rimasti 40. Di quei 40, 30 i milioni che hai messo sono andate ok. Ok vuol dire hai fatto 3 per, 5 per, che per l'imprenditore sono soldi veri, ci compri delle case, ci vai alle Bahamas per anni. Per noi abbiamo fatto ok, perché sono 10 anni di rendimenti. Noi dobbiamo restituire, se fai un fondo a 100 milioni devi restituire, per fare un rendimento decente, devi restituirne 200. Ok? Ecco, quindi come dire, devi avere in portafoglio, la matematica che funziona in un fondo funziona solo se su 10 investimenti che hai fatto ne hai trovato una o due dove fai 50-100 per. Quindi questo tra l'altro è la ragione per cui uno investe in una roba come Kabbit, che è un investimento totalmente irrazionale, non c'è, come dire, un'azienda che ha come competitor Amazon, Microsoft e Google, fatta da quattro simpatici ragazzi di Bologna, che come dire, che però, come dire, che per finanziarla servono, per arrivare veramente fino in fondo a quel percorso, servono centinaia di milioni di investimenti, è totalmente irrazionale. Però è esattamente la ragione per cui esiste il venture, cioè solo un investitore di venture che ragiona in quel modo lì è in grado di prendersi quel livello di rischio. Il mio problema non è il livello di rischio, spesso il mio problema è il livello delle ambizioni, cioè la gente che arriva da noi con un business plan timoroso, no? Come dire, su un mercato di nicchia in cui se ti va proprio bene hai fatto due per... Non siamo gli investitori giusti per una roba così. Probabilmente gli angel sono migliori per una startup di quel tipo. Forse c'è anche le banche per una roba così. Per il venture, gli investimenti che non facciamo, sicuramente gli investimenti che non facciamo è quelli dove la nostra percezione è che nella migliore delle ipotesi il rischio magari è basso, ma c'è sempre. Il rischio è basso, ma al limite facciamo tre per. Però questo vale anche con l'equity stake, no? Per cui, come dire, restituire un fondo, restituire 200 milioni di euro con un investimento in cui c'è il 2% in una fase seed, cioè, come dire, è una vera utopia. Quindi, diciamo così, regola del pollice è che mediamente qualunque round tu faccia, A, B, C, D, in quelle fasi lì, diciamo early, late stage, lasci sul campo 20, 25, a volte 30% dell'equity. Ok? È sempre un aumento di capitale, quindi ogni round successivo diluisce quelli precedenti, quindi... E poi chiaramente se tu il primo round fai 1 milione di pre-money e il secondo round fai 10 milioni di pre-money e al terzo lo fai da 100 milioni di pre-money, è vero, magari come fondatore il fondatore gli è rimasto meno del 50%, ma il 50% di 100 milioni è diverso dal 100% di 1 milione, no? Poi tra l'altro tutte queste valutazioni sono tutte robe teoriche, la valutazione vera la farà il mercato quando c'è la exit, tutto il resto va visto nel contesto, infatti esiste nel contratto. Esistono le liquidation preference, esistono le anti-dilution, quindi va visto in quel contesto lì. È chiaro che Kabbit, quando parte con un PowerPoint, non vale nulla. Eppure la valutazione che viene data è quella valutazione che consente di mettere i soldi che servono per fare quella milestone, prendendo uno stake ragionevole,
che, come dire, non sia iperdilutivo, perché poi alla fine, come dire, mi ritrovo con la scatola vuota, ma che mi consenta di immaginare un percorso come investitore in cui magari posso seguire nei round successivi, cercare di difendere la mia quota e quant'altro. Quindi, diciamo, ecco, ci sono poi, dopodiché, è vero, a volte sugli investimenti un po' più avanti, e poi c'è una consuetudine di mercato, no? Anche questo è importante. Se tu vai in Silicon Valley, il round seed, quando si parla di seed, a volte i round seed possono essere da 2, 5 milioni, 10 milioni. A volte viene considerato seed anche quello negli Stati Uniti. Ma bisogna andare a vedere il contesto, però. È chiaro che se ti viene a presentare il pitch della sua startup un tizio che nella sua carriera ha fatto 3 IPO e ha generato valore per 1 billion, e, come dire, e ti presenta una startup che, come dire, punta a fare un altro billion, e magari ci mette 1 milione lui, il round seed è 6. Cioè, io c'ho un mio amico che ha fatto una startup, il primo round l'ha fatto da 10 milioni, ce ne ha messi 3 lui, e l'ultima exit che l'ha fatto 175 milioni in cash. Come dire, non era male. Certo. Ed era la exit che faceva. Quindi, diciamo, va tutto un po' contestualizzato rispetto al progetto, rispetto al team proponente, rispetto al contesto in cui operi. In Europa il round seed è nell'ordine di centinaia di migliaia di euro, e round A è di media 2-3 milioni. In relazione a questo, visto che hai citato come esempio Silicon Valley, ti chiedo, vista la tua esperienza nell'ambito, come vedi il panorama, diciamo, l'ecosistema venture capital in Italia rispetto all'estero? Ma è molto diverso, chiaramente. Io Silicon Valley, appunto, ho la fortuna di andarci da quando lavoravo in Olivetti, e tra l'altro quando andavo in Silicon Valley ancora l'Olivetti era un'azienda conosciuta e rispettata, per cui non eri preso, come dire, come un po' un buffone. La Silicon Valley è molto difficile, è molto competitiva, è molto difficile da penetrare, è molto, insomma, ci sono i giri giusti in Silicon Valley. Il mercato in Silicon Valley è ribaltato rispetto all'Italia. Nel Silicon Valley, diciamo, i deal belli che ci sono in giro, gli investitori sanno quali sono. Il difficile è entrarci nei deal, cioè quello che fa un venture capitalist a San Francisco, un mio collega, diciamo, non è scegliere tra 1000 business plan, ma è cercare di entrare nei deal giusti, sapendo quali sono, per cui è un mercato completamente diverso. Diciamo, ma l'Italia è, purtroppo, diciamo, c'ha pregi e difetti, prevalentemente difetti, è un mercato ancora minuscolo, non ha ancora una storia, non ha un track record come mercato, è giovane, perché purtroppo, se è anche vero che c'è stato un periodo in cui c'è stato un po' di attività di venture capital, quando io ho fatto la mia startup è durato poco, è durato 2 anni, poi è scomparso, e poi una decina d'anni fa un po' di personaggi tipo me si sono messi lì, che avevano fatto quell'esperienza, e hanno detto: vabbè, vediamo se riusciamo a costruire un settore di venture capital anche in Italia. Diciamo, devo dire, adesso dopo 10 anni, piano piano sta cominciando a succedere. Tanto per darci un'idea di dimensione, in Italia in questo momento stiamo riuscendo a mettere, se non ho, 500 milioni di euro all'anno in startup. In Francia ne mettono 5-6 miliardi all'anno, e non da quest'anno, da 20 anni. Quindi, diciamo, lì vuol dire che sono stratificate competenze, storie, track record, gente che ha fatto multiple exits, team che hanno lavorato insieme, gente che è uscita da startup di successo che hanno fatto le loro cose, investitori che hanno fatto exit da centinaia di milioni, cioè c'è tutto un altro contesto. Quindi da noi, diciamo, è tutto un po' da costruire, è tutto molto più difficile, è molto molto difficile per noi spiegare agli investitori perché devono mettere i loro soldi in un fondo di venture capital, cioè in delle startup, quando nessuno è riuscito a dimostrare ancora che quei soldi torneranno indietro con un valore moltiplicato. Insomma, c'è tutta una serie di difficoltà. Però, insomma, la sensazione, l'aspetto positivo è che abbiamo un grande capitale umano, questo è un valore grossissimo, abbiamo un grande capitale umano di grande valore e di basso costo, quindi abbiamo una grande infrastruttura accademica e universitaria, per quanto possiamo parlarne male, la verità vera è che comunque abbiamo un sacco di buone università, e c'è un sacco di gente smart che ne esce fuori. Ecco, e l'altra cosa buona, non è cinismo, ma è un fatto oggettivo, è che, diciamo, che le prospettive del mercato del lavoro oggi, se tu c'hai 25 anni, fanno un po' cagare. Quindi, diciamo, e anche la mentalità che siamo riusciti in 10 anni a trasmettere a molti giovani è che, tutto sommato, chi se ne frega di andare a lavorare in una grossa azienda o in McKinsey, dove
sì, ti spremono con un limone, magari fai anche una bella carriera, però fondamentalmente non riesci a esprimerti da un punto di vista della tua personalità e delle tue idee, e forse fare l'imprenditore in questo contesto è una bella opzione, no? Chiaro, c'ha delle dimensioni di rischio, però come tutte le cose nella vita. Per cui, diciamo, c'ha questo vantaggio, appunto, un ingegnere bravo in Italia ti costa un terzo di San Francisco. L'altra cosa, appunto, di questa mitologia dei mercati, no, come dicevo, della Silicon Valley, appunto, vi inviterei a farvi un giro. Sono 25 anni che ci vado e, come dire, è molto difficile permeare la Silicon Valley. Infatti, molto spesso, se io dovessi pensare, quando abbiamo fatto delle cose sugli Stati Uniti, tendo a preferire New York, Boston, che sono ecosistemi molto più accessibili, molto più raggiungibili, dove le reti sono più aperte. Diciamo, in Silicon Valley c'è la PayPal Mafia, è la PayPal Mafia che decide i deal fighi. Andres Horowitz, quattro partner di Sequoia, sono, diciamo, nucleo ristretto, impenetrabile, tutto si basa sulla fiducia. Se tu scrivi a un fondo di venture capital in Silicon Valley non ti risponde. Ma perché l'unica maniera per parlare con un fondo top tier in America è di avere una referenza trusted che ti segnala al partner di riferimento. Per cui poi ci sono tutte le dovute eccezioni, ma se voi provate a mandare il vostro pitch a Sequoia, è difficile che anche solo vi rispondano all'email. Perché non funziona così, funziona in un'altra maniera. Grazie per questo, Gianluca. C'è una domanda velocissima di Ali, che è simile a quella prima di Sergio, e ti chiede se anche lui ha la sua startup, se conosci i fondi specializzati in ambito di circular economy, sostenibilità. È un po' troppo generica la definizione circular economy e sostenibilità, non so cosa voglia dire nello specifico. Non, per esempio, dipende, in realtà, allora, gli investitori in genere operano in macro settori che sono molto facili da delineare. ICT, software, cuba il 50% degli investimenti in venture capital a livello mondiale. Software, internet, digitale, ICT. Tra l'altro oggi quasi qualunque azienda è software, digital, internet, cioè è difficile, per carità. Se nasce oggi un'azienda probabilmente ha una grandissima componente di dati dentro. Poi c'è il campo medicale, che ha due sottosettori, diciamo, anche lì molto, uno molto particolare, che sono, diciamo, tutte le applicazioni medicali, i device. E poi c'è tutto il mondo del biotech, cioè delle molecole destinazione farmaceutica, che è un campo esoterico praticato da pochissimi perché ha delle metriche molto speciali, molto complesse. E il terzo settore di investimento molto grosso è quello della, diciamo, dell'impact investing. Questo è spesso sottovalutato, quindi forse un fondo con finalità di economia circolare, forse si può andare a guardare quei fondi che fanno impact investing, social investing. In Italia non ce ne sono tanti, ce n'è essenzialmente uno, si chiama Oltre Venture, ne sta partendo adesso un altro proprio in questi giorni, fatto dal team di Avanzi con Banca Etica, e quindi quelli sono investitori. E tra l'altro, purtroppo in Italia questo è un settore molto poco sviluppato, mentre invece nel venture capital è molto grosso a livello mondiale. Quelli sono investitori che hanno, diciamo, l'obiettivo dei double returns, cioè da un lato devono portare un qualche tipo di ritorno finanziario, anche se non spinto, ma devono, come dire, fanno degli investimenti, non fanno pro bono, non fanno beneficenza, però dall'altra parte hanno un double return che è una metrica di impatto, di qualunque essa sia. Cioè, c'è un amico che fa acqua, c'è un fondo, gestisce un fondo di 200 milioni in Asia, tra l'altro con un solo investitore, la cui missione, che si è dato nella missione la vita, l'acqua, quindi viene misurato sulla base del ritorno finanziario che gli porta 10 anni del fondo, ma viene misurato soprattutto sulla metrica di quante persone hanno potuto avere accesso all'acqua grazie agli investimenti nelle startup di acqua, distribuzione, produzione, purificazione, trasporto, eccetera, dell'acqua in Asia, e quella è la metrica. Quindi forse, se è una roba definita di questo tipo, forse quel tipo di investitori. Però in realtà bisogna andare a vedere quello specifico. Noi abbiamo per esempio investito una roba che è il prototipo dell'economia circolare, che è Sarbex, per esempio, che è una moneta complementare e che però fondamentalmente ha un modello di business proprio centrato su questi ragionamenti qua.
Certo, guarda, sfrutto l'assist che mi hai girato con l'Impact Investing per citare Calza Pennello, perché il prossimo lunedì che ci sarà il terzo appuntamento del PDI, la tematica sarà proprio sul ruolo dell'impresa al di fuori del profitto, quindi sarà un'occasione ulteriore per investigare questo tipo di metriche diverse, anche lato investitori. Gianluca, un ultimo velocissimo spunto, visto che tu nella tua esperienza diciamo che hai vissuto lato investitore finanziamenti, sia lato venture capital, sia lato imprenditore, un aneddoto della tua vita imprenditoriale, magari in relazione all'esperienza di ricerca di finanziamenti con Piol. Qualcosa in particolare, un consiglio che vuoi lasciare ai ragazzi prima di lasciarli? Ma allora, aneddoti ovviamente in una vita di questo tipo ne ho tantissimi. Ma un aneddoto che mi viene in mente che, siccome è attuale, è attuale nel senso che siamo in un momento particolare, no? Covid, lo scenario è cambiato, il mondo è cambiato, il mondo non sarà lo stesso. L'impatto di questa roba qua è destinata, cioè ci sarà un'era pre-Covid e un'era post-Covid, no? E tutta questa roba qua è successa da un giorno all'altro. Per cui fondamentalmente ho un ricordo molto preciso di quel momento lì, perché è successo anche a me un Covid, che non era chiaramente il Covid nel caso nostro, ma è stato il momento in cui è esplosa la bolla della new economy cosiddetta. Cioè, quando è crollato il Nasdaq improvvisamente a marzo del 2000 e è cambiato il mondo. E quindi, diciamo, l'averlo vissuto mi ha, diciamo, consentito, tra virgolette, di applicarlo in qualche maniera al mio portfolio company, per cui quando abbiamo cominciato a nasare quello che stava succedendo, abbiamo cominciato in ufficio a chiamare tutte le portfolio company e a cominciare a fare riunioni e dire: ragazzi, è cambiato il mondo, siamo tutti più poveri. Ci abbiamo davanti una recessione economica della Madonna, le cose non saranno più le stesse, la società sarà diversa e con ognuno a cominciare a ragionare di che cosa dobbiamo fare adesso. E a me era successa la stessa roba, cioè noi a un certo punto diciamo, stavo raccogliendo un round da 20 milioni che poi ho raccolto, che era un mezzanino per arrivare alla quotazione in borsa. Per cui era verso gennaio, abbiamo chiuso il round e abbiamo chiuso anche l'identificazione delle banche per quotarci. Cercavamo 120 milioni, perché era quello che ci serviva per fare vitamini come l'avevamo in mente noi, no? Appunto, hai citato Spotify, era più o meno quello che avevamo in mente. E li avevamo trovati, nel senso 20 li avevamo trovati tra l'altro da gente come Index Ventures, quindi i finanziatori di Skype, per dire, il miglior fondo di venture in Europa. E sulle banche avevamo identificato JP Morgan e Banca Intesa per quotarci tipo maggio-giugno. Firmiamo tutto. E incassiamo i 20 milioni del round e da quel giorno comincia a chiamarmi tutti i giorni Piol. In realtà non era Piol, era Emanuele Marcianò, che era il partner che mi seguiva in quel periodo. E tutti i giorni mi chiamava, diceva, mi incazziava tutti i giorni dicendo: Gianluca, allora è partita la campagna di marketing. Dice, ma guarda, veramente ancora non è partita, abbiamo appena raccolto i 20 milioni, dammi una... Cazzo, stronzo, ti licenzio, vengo e ti faccio un culo così, fai firma sti cazzo di ordini, dobbiamo fare sta campagna che devi quotarti, beh. E questa roba andava avanti per settimane. Tra l'altro noi non c'avevamo tutta sta voglia di spendere tutti quei soldi in marketing pronti via così, eccetera, eccetera. Insomma, comunque, il refrain era quello lì, tutti i giorni mi chiamava per settimane, allora, vengo e ti licenzio, ti faccio un culo così, eccetera. A un certo punto esplode la bolla della new economy, crolla il Nasdaq, mi chiama qualche giorno dopo e dice: Gianluca, ma allora avevi firmato poi quegli ordini marketing? Sì, cazzo, li avevo firmati. Coglione, stronzo, ti licenzio, ritira tutto, cancella tutto, riporta indietro gli ordini, tieni la cassa, qua è fin cambiato il mondo. Ecco, diciamo, questo aneddoto, però, come dire, queste cose qua, in realtà, al di là del fatto che appunto l'ho visto succedere diverse volte, forse anche questo è il fatto di avere delle esperienze, no? Come dire, se tu non l'hai mai vissuto, come dire, è difficile reagire rapidamente e capire cosa sta succedendo. Noi, avendolo già vissuto sulla mia pelle, come dire, abbiamo cercato dal meglio di attrezzarci il più presto possibile e di attrezzare gli imprenditori a
a prepararsi a superare una situazione come questa qua. Gianluca, grazie anche delle risate che ci hai fatto fare adesso in questo momento conclusivo. Io veramente colgo l'occasione per ringraziarti ancora della disponibilità. Sono sicuro di parlare anche a nome di tutti gli altri partecipanti. È stato estremamente interessante. Si è vista, diciamo, la profondità, l'onestà del tuo intervento correlato alla tua esperienza diretta. Niente, grazie ancora di tutto. Va bene. Insomma, rimaniamo aggiornati e invitiamo appunto tutti gli start-upper, magari fra di noi c'è qualche nuovo innovatore, qualche Elon Musk di domani, a sfruttare, come dici tu, questo momento di cambiamento, di crisi, che però per un imprenditore può essere comunque un'opportunità. Ma assolutamente, sicuramente tra di voi c'è il prossimo Elon Musk, se no non saremo qua a fare questo lavoro da 15 anni. Questa vita che effettivamente poi sembra bello, tutti, cioè, quello, dire, la gente pensa che beh, fai il venture capital, che figo, sei lì, distribuisci i soldi, fai un cazzo. In realtà faccio una vita che è una merda, anche a 53 anni forse mi metterei qualcosa di meglio, però in realtà, appunto, chi fa questo mestiere in genere ha anche un po' una missione, tra virgolette, no? E nel caso nostro è stato proprio questo, cioè di dire, non c'è una ragione per cui noi siamo sicuri che ci sono i nuovi Elon Musk lì da voi e che probabilmente ce n'è qualcuno in questa call. Diciamo, e quindi ci siamo dati come obiettivo quello di far venire fuori questa roba qua, consapevoli del fatto che non c'è una ragione per cui Elon Musk c'ha un DNA diverso da quello che avete voi. Quindi innanzitutto un augurio e come dire, un incitamento a proseguire su questo percorso. E niente, grazie. Quando avete poi i vostri pitch business plan fatti bene, ce li potete mandare e noi sapete come funzioniamo. Super volentieri, grazie ancora Gianluca, una buona serata e a presto. Buon lavoro a tutti, ciao.